Siamo con Danila Staffoli, coach della Sub Cagliari, neocampione d'Italia di hockey subacqueo. Allora, Danila, raccontaci questo successo. È stato un grandioso successo, anche inaspettato direi, perché quest'anno siamo passati nella serie Elite, che sarebbe come la serie A del calcio, senza aspettarci nulla. Eh, Anzi, cercando solo di divertirci e poi tutto quello che sarebbe arrivato l'avremmo messo in tasca come esperienza. Invece i ragazzi sono andati oltre ogni aspettativa e hanno fatto un secondo posto nella prima giornata a Parma, hanno fatto un primo posto nella seconda giornata a Bari e il terzo posto nella giornata a Torino. E Oltretutto avevamo segnato parecchi gol per cui questo ci ha consentito comunque di arrivare ai primi malgrado il terzo posto dell'ultima giornata. Quindi abbiamo battuto squadre di grande esperienza che erano sul podio da ben quattro anni di seguito, come squadra, la squadra di Bologna, l'assetto variabile, ma anche squadre emergenti da qualche anno come quella di Roma, l'altitudo. E in più ci siamo anche battuti contro la seconda squadra di, di Bologna che è l'H2 Bo, eh, per cui battendole tutte e Parma anche, anche la squadra di Parma e battendo tutte siamo riusciti a vincere lo scudetto, l'agognato scudetto che insomma, nessuno mai si aspettava di vincere. Invece ce l'abbiamo fatta. Daniela, descrivici questo sport. Allora, questo sport si gioca in apnea eh, con pinne, maschera e boccaglio come attrezzatura generica, generale e abbiamo dell'attrezzatura specifica che è fatta da un guanto, una mazzetta e fondamentalmente il disco che è pesante, un chilo e due e si gioca proni sul fondo. Il disco riesce anche ad alzarsi e ad andare abbastanza distante. Quindi... Dove praticate gli allenamenti e dove disputate le gare? Allora, gli allenamenti li pratichiamo in piscina comunale in via dello sport e ci appoggiamo anche alla piscina di Sestu perché ci sono pochi spazi acqua in piscina comunale, quindi per forza. E invece il campionato italiano lo giochiamo in diverse città, dipende. Si decidono a inizio campionato e poi per esempio quest'anno abbiamo giocato a Parma, Bari e Torino. Quale consiglio ti senti di dare a chi vuole provare l'hockey subacqueo? Eh, semplicemente divertirsi. Eh, un po' di acquaticità, un pizzico di acquaticità e poi lo spirito di divertirsi in squadra, che è la cosa fondamentale. E comunque contattateci, vi invito a contattarci sulla nostra pagina Facebook eh, ASD Subcagliari oppure magari anche scriverci una mail a infochiocciolasubcagliari.it Quali sono le ambizioni per la prossima stagione? Sicuramente mantenere lo scudetto sul petto e poi cercare di mandare avanti il movimento femminile perché anni fa c'era una nazionale italiana femminile che adesso stiamo cercando di rimettere in piedi visto il cambio generazionale e vista l'età. Danila, è stato un piacere averti con noi, eh, vi verremo a trovare sicuramente in piscina eh, perché questo sport probabilmente merita di essere seguito maggiormente. Ti ringraziamo e un abbraccio a tutti i ragazzi, complimenti ancora. Grazie a voi, grazie del servizio, grazie mille.